Sei incredibile. Lo so. D'accordo, Pictionary, facciamo le Scioglitevi di squadre? maschi contro femmine. Oh, non è per niente alla pari. Vabbè, qualunque squadra di cui io non faccia parte sarebbe comunque in svantaggio. Lo ripeto, sei incredibile. Sì, lo ripeto, lo so. Va bene. Primo round. Ecco. Ci sono. Ok. Pronti? Partenza? Via. Scatola? Una finestra? Batman! Batman e Robin! I gemelli meraviglia e la scimmia! I gemelli meraviglia, la scimmia e Batman! Un regalo! Presentate, Un sì! Leonard! Dai, come fai a non arrivarci? Universo, quel disegno è un presente. Leonard non è un presente, è il presente. Guarda, qui ci siamo io e te, poi ci sono Penny e Amy e stiamo giocando a Pictionary qui, nel presente. Oh mio Dio, li massacriamo. È plasma di quark e gluoni. No. Sono fartoni asintoticamente liberi in un plasma di quark e gluoni. Niente con i quark. È una confutazione osservativa del modello Lambda CDM dell'universo. No. Biscotto con scaglie di cioccolato. Come hai fatto a non capirlo? Ehi! Per far capire biscotto con scaglie di cioccolato, devi disegnarci anche un bicchiere di latte. Penny c'è arrivata. Sì, dopo che avevo eliminato tutte le risposte ovvie. Non c'è di che. Salsiccia. Bratwurst. Un hot dog. Penny, non disegni niente. Tranquilla, abbiamo tempo, è troppo divertente. Ecco. Un sistema solare. Un Liberwurst, volante non identificato. Adesso? Tra poco. Dai, Leonard, ti sto praticamente mettendo la risposta in bocca. Non lo so. Chi è Casper, il fantasma ubriacone? Va bene, basta così. Mano, unghia, smalto, laser! No, no! La parola è polacca. Ecco, guarda. Salsiccia polacca è il modello di sistema solare sviluppato da Niccolò Copernico, astronomo di nazionalità polacca. E infine, come se questo non fosse già abbastanza, questa è Madame Curie che arriva a uccidersi da sola scoprendo il radio, la quale, sebbene naturalizzata cittadina francese, era in realtà polacca di nascita. Scusami, genio, la parola è lacca. Visto? Hai letto male. Ah! È vero? Suppongo che la colpa sia di entrambi.